voglio cominciare dal pubblico e voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti, perché è stato veramente bello giocare davanti a questa cornice di pubblico per questa bellissima partita. Prestazione la vostra da alti e bassi, però avete dimostrato di potervela giocare alla grande con i campioni d'Italia. Ci abbiamo messo il cuore, la grinta e tutti i mezzi che avevamo, penso che nessuno si è risparmiato con i nostri limiti che abbiamo, e adesso andiamo a Fasano. Sì, daremo tutto quello che dobbiamo dare, qui è finita pari, e proveremo a vincere, faremo il possibile. Quando si arriva in semifinale, questo è il livello della pallamano italiana, che dice che in Italia il livello è basso. Penso che tra le finali di Coppa Italia e la semifinale di oggi si sia un po' ricreduto. Noi sapevamo di venire qua, di affrontare una squadra che corre tanto, una squadra che sa giocare a pallamano, così è stato. Ci siamo combattuti sportivamente a viso aperto, siamo andati sopra, noi non ci siamo fermati, volevamo vincere la partita, loro sono stati bravi a recuperarla. Ora è finito il primo tempo, 28 pari, c'è il secondo tempo, grazie a Dio, in casa nostra. Speriamo di riuscire a sfruttare al meglio il fattore campo.